Quante volte avete dimenticato quella password? Io per esempio la password per accedere al mio servizio di telefonia mobile la dimentico sempre, oramai da 7 anni. Minchia quanto peso! Se siete smemorati come me con le password, non vi preoccupate, la Fido Alliance vi copre. In particolare i colossi come Google, Apple e Microsoft hanno annunciato che alla fine di quest'anno si potrà accedere a svariati siti internet senza l'utilizzo della password. Seguitemi per capire come. You can one of the 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Oggi sono in compagnia del mio cane, Killua, che vuole far parte di questo video. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare che se siete nuovi di questo canale di iscrivervi e di cliccare la campanellina, così non vi perderete gli altri video che pubblicherò. Ma stai fermo! Se volete ci potete anche seguire su Instagram, dove pubblico anticipazioni sui video su YouTube e foto di lui. Adesso entriamo nel merito. La Fido Alliance, che è nata nel 2012 con lo scopo di aumentare la sicurezza online, ha fatto un grande passo in avanti per quanto riguarda la nostra sicurezza online, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche la semplicità con la quale noi accediamo ai servizi online. Oramai è ben noto che il concetto di password ormai è troppo vecchio, è insicuro, esiste dall'alba dei tempi, prima che l'informatica esistesse. Per questo motivo, negli ultimi anni c'è stato un gran uso di quello che viene chiamato l'autenticazione a multifattore, o multifactor authentication, o MFA, chiamatelo come volete. Infatti, queste aziende che vi ho citato, per esempio Microsoft o Google, hanno sviluppato delle app per accedere ai servizi, non solo ai propri servizi, ma anche ad altri servizi online, che molto spesso vengono appunto utilizzati per l'autenticazione multifattore. Adesso, cosa sta cambiando? Queste due aziende, che ripeto che sono Apple, Microsoft e Google, vogliono completamente eliminare l'autenticazione tramite password ed implementare un sistema di autenticazione che è semplicemente basato sul vostro dispositivo mobile. Nella stessa maniera con cui voi sbloccate il vostro dispositivo mobile, potete accedere ai servizi online. Quindi se avete il PIN o l'identificazione facciale o l'impronta digitale, lo stesso sistema utilizzato per sbloccare il vostro dispositivo mobile potrà essere utilizzato per accedere ai servizi online. E con questa nuova iniziativa io potrei accedere ai miei servizi online, tipo YouTube, per loggarmi, autenticandomi su uno di questi dispositivi. Ma perché queste tre aziende? Beh, è molto semplice. Apple, Microsoft e Google hanno una vastissima fetta di mercato dei sistemi operativi sia mobile che per desktop, e anche hanno un vastissimo mercato per quanto riguarda il browser, perché loro vogliono rendere questo genere di autenticazione che sia flessibile e anche senza interruzioni. Inoltre, lo standard della Fido Alliance non è segretato e quindi qualunque sviluppatore è il benvenuto per implementare nella loro app o nei loro servizi questo nuovo sistema di autenticazione. Adesso voglio dire la mia. Utilizzando il proprio dispositivo mobile per accedere ai servizi online è veramente sicuro come dicono? Per esempio, è noto che l'identificazione facciale è soggetta a quello che vengono chiamate presentation attack. Molto semplicemente, se tu usi l'identificazione facciale per sbloccare il tuo cellulare, una cosa che si può fare è semplicemente io metto una tua foto di fronte alla telecamera del tuo cellulare per cercare di sbloccarlo. E la stessa cosa la si può fare con le impronte digitali. È un po' più complicato, però si può fare. Lo so che le cose in questo ambito stanno cambiando, si stanno migliorando onde evitare questi presentation attack, però diciamo che il rischio c'è. Molto bene pinguini, io ho finito di parlare, però vorrei sapere la vostra opinione. Secondo voi un internet senza password è un internet migliore e più sicuro per tutti noi? Fatemelo sapere nei commenti. Ma prima di chiudere vi voglio ricordare di non dimenticare l'appuntamento di venerdì, che vi sbloccherà un ricordo. Oh, ma fai un saluto. Fai un saluto, so che sonno. Io vi ringrazio di avermi ascoltato e io e Killua vi ringraziamo. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!